Ennesimo appuntamento con il gioco che fa battere il cuore a milioni di tifosi in tutto il mondo, come sempre in diretta qui sulle frequenze di EA Sports. Un saluto da parte mia e di Daniele Adani per il commento tecnico. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. Ciao Pier, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio. E speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Possiamo vedere con l'aiuto della grafica le scelte dei padroni di casa per questa sfida. Meret tra i pali, Zielinski insieme a Lobotka in posizione centrale e in avanti Victor Osimhen, chiamato a fare reparto da solo. Questo è lo schieramento di partenza del Sassuolo. Tra i pali troviamo Consigli, pacchetto arretrato composto da Tolian con Vigna sugli esterni. Davanti schierano Pinamonti come unica punta. Tutto pronto, si parte. Avanza inarrestabile, ottima chiusura difensiva. E tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. Si fa dare spesso palle in fase di impostazione, dette i tempi della manovra, accelera, decelera dalle pause. Lo fa a proprio piacimento, sanno che basta smarcarsi, al resto ci pensa lui. Ottima la copertura. Comunicazione con la signora Maria Gabriella Costantini. Abbiamo trovato il suo portafoglio. Può recarsi presso il posto di polizia per le operazioni di Bairami. Grazie. Ottimo intervento in copertura. C'è il movimento dei compagni. Difende bene il pallone. Pallone che è uscito, ma qui ha sprecato davvero un'ottima chance. Bairami. Avanza palla al piede. Se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo. Ecco Politano. Lancio fuori misura. Palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Bairami. Alla lunga, scavalcare la difesa, sembra interessante. Lobotka. Osimhen. L'appoggio per Politano.
Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Rete, il gol dell'1-0, eccolo. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Sono evidenti le colpe del portiere. Ebbene, non ha coperto bene il proprio palo, la palla si è infilata proprio lì. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Lobotka può contare sull'aiuto dei compagni. Lobotka non concede nulla all'attaccante. Ci sarà solo un minuto di recupero. Squadre che rientrano negli spogliatoi al termine della prima frazione. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Fanno girare il pallone, non sembrano avere fretta nonostante lo svantaggio. Buono il contrasto. Osimhen. Zielinski. Può andare, palla perfetta, Politano. Aveva tutta la porta a disposizione e non ha sbagliato. Non ha tremato e l'ha messa nella porta sguarnita. Può solo ringraziare i difensori e il portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Bairami si avvicina all'area. Sembrava un'azione interessante, come l'ho detto. Ottimo l'intercetto del pallone. Zielinski. Occhio al recupero in una zona interessante. Eccola la rete, più 3 adesso, un'ipoteca serissima sulla vittoria. Replay che mostra come il gol sia frutto di un pressing ben portato e efficace. Hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Ora conducono per 3-0.
termina qui la partita con il numero 9. Berardi può far male da lì. Palla ancora pericolosa però. Domenico Berardi. Zielinski. Lobotka. Politano. Riconquistano il pallone. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Berardi. Cross allontanato. Ottima posizione qui. Mamma mia cosa ha preso qui. Ma non ci credo, Pier, ma come ha fatto? È il momento del cambio. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Interviene Spazza. Entra sulla palla e gliela porta via. Può metterla da lì. E c'è il gol che rende il passivo meno pesante in questo finale. Dormita colossale, come possiamo vedere da queste immagini. Non si possono perdere così certi palloni. Bravi gli avversari ad approfittarne. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Quarto uomo esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Eccolo qui il segnale di chiusura del match, successo della squadra di casa. Aggiungono 3 punti preziosi alla loro classifica. Non è stata una partita facile, ma l'importante è che sia arrivata la vittoria. Ha fatto cose eccezionali oggi, era in grande condizione. Lo ha dimostrato per tutto il match. Ha dimostrato di avere l'argento vivo addosso, Pier. Mai un attimo fermo, sempre pronto a scattare sul filo del fuorigioco oppure ad abbassarsi per ricevere palla. La doppietta è il giusto premio